ciao amici di Contactuns, che bello, vi aspetto e noi ci vediamo dopo questo mega grande gigante cartone. Contactuns, grazie per questa intervista e saluto a tutti i miei fan e ci vediamo presto, seguitemi in televisione e comprate le mie sigle dei cartoni animati. Vi do un grande bacio, ciao. Chi è Santo? Descrivici Santo, perché Santo, allora, è un personaggio. È un personaggio, ma in vario senso. Allora, se ti descrivo come sono caratterialmente, sono un po' testardo. Questa testardaggine mi ha aiutato nel campo lavorativo, specialmente nel mondo dello spettacolo. Ti dico la verità, perché ci sono una massa di squali, sia nel doppiaggio che in televisione o nel mondo delle sigle. Ho scoperto purtroppo un mondo commerciale, ovviamente, che ha sia un lato bello che un lato brutto, negativo, e quindi in automatico il carattere imprenditoriale si adegua in base a certe dinamiche che vengono, tra virgolette, imposte convenzionalmente. E tu fai, sei cantante, doppiatore, sì. Allora, intanto descrivici qual è il tuo mondo del doppiaggio, perché tu non fai solo doppiaggio, perché il doppiatore è colui che parla da voce al personaggio, sì. Tu fai più cose nel mondo del doppiaggio. Sì, infatti, sono un personaggio un po' strano, inteso, perché di solito ci sono delle aziende specifiche che si occupano solo di quello, invece con la mia azienda, che è la Sunbel Production, che appunto porta Sunbel, Santo Verducci, il mio nome e cognome, e mi occupo sia della direzione, della traduzione e dell'adattamento dialoghi, ci sono anche altri collaboratori che collaborano con me, però la maggior parte delle direzioni le gestisco io. Recentemente ho finito di dirigere 3 film che sono in onda su Amazon Prime Video e in TV su Universe, il mio circuito televisivo, e inoltre presto da oltre 6 anni per Baby TV, che è un canale satellitare su Sky, che adesso appartiene a Disney, tanti cartoni animati. Infatti ho l'esclusiva su alcune serie televisive che proprio vogliono la mia voce all'interno di queste serie TV. Sì, no, io ascoltavo con entusiasmo, E questo, raccontaci un pochettino la ditta, il lavoro. Allora, la Sunbel prima aveva una sede italiana, poi a livello internazionale ho deciso di aprirla perché logicamente la mia azienda si occupa di doppiaggio in multilingua, quindi in inglese, in francese e anche in italiano. Certe volte doppiamo delle cartoni animati giapponesi, cosiddetti anime, in multilingua, e tante volte magari solamente per alcuni mercati come quello italiano. Oltre a doppiare, distribuisco direttamente le serie televisive, quindi vado nelle case madre, acquisisco la licenza, il cosiddetto ID, su alcune situazioni e produco il doppiaggio. Quindi investo principalmente nel mondo kids, ma adesso mi sono ampliato con documentari, con film, serie televisive, telenovelas, perché, come ho menzionato prima, avendo il circuito televisivo Universe, che è una syndication, per adesso un po' più piccola perché copre il Nord Italia e la Sicilia, cerchiamo di espanderci in base alle normative Agicom e di quello che è un po' il marasma attuale delle emittenti televisive regionali, ho incrementato questo catalogo. Siccome ho avuto sempre la passione di gestire una fascia ragazzi, una fascia televisiva, ho deciso appunto di aprire questo circuito, che pian piano si aggiungeranno altri partner affidabili e interessanti per appunto incrementare quello che è l'ambiente lavorativo televisivo italiano. Infatti Universe, ma anche Contactus, la mia trasmissione che ha compiuto 10 anni, quest'anno è nata perché? Perché nel 2010 c'era la crisi televisiva della TV dei ragazzi, nessuno creava più programmi televisivi. Non voglio dire una sciocchezza, ma se non sbaglio in quel periodo persino l'Albero Azzurro ebbe uno stop del 2010. Non vorrei dire una sciocchezza, misero repliche su repliche, ma non furono prodotte puntate nuove. Allora bussai a varie emittenti televisive, alcuni erano
Sì, contenti, sì, la TV dei ragazzi, però con la nascita dei canali tematici le TV regionali erano un po' impaurite, mettiamole tra virgolette, di questa nuova realtà, di un H24 che ti trasmette cartoni animati, repliche su repliche, quindi consolida meglio il pubblico di bambini. E da lì è nata una sfida, siamo partiti alle 8 di sera, 8-9 di sera se non sbaglio, con i cartoni animati, con questa fascia su Telemilano, che è un emittente attuale che esiste tuttora sul canale 12 della Lombardia. Abbiamo avuto un grande incremento, poi ovviamente la necessità era di portare in un ampio raggio Contactus. Quindi siamo stati per una partnership con Odeon. Odeon purtroppo è stata venduta, ceduta, ha cambiato tutta la direzione, anche se prima non è che eccelleva più di tanto, perché ho scoperto alcune situazioni un po' strane, cioè della serie che hanno cancellato degli interi episodi di puntate di cartoni animati o telefilm che avevano doppiato loro stessi, per dare spazio a televendite, quindi per andare a comprare, che ne so, 25.000 lire di Digi Beta, la cassetta proprio, la cassettina Beta. Purtroppo sono delle scelte editoriali ambigue dal mio punto di vista e che incontri nella tua vita lavorativa. E poi ci siamo spostati con Caffè 24, che da un bel po' di anni siamo consolidati, perché anche monitorato Auditel, abbiamo ottime soddisfazioni. Certo, non siamo nei numeri primi, perché ovviamente le persone, è già tanto che arrivano al numero 40 come un canale televisivo come Boeing, perché i primi 10 canali sono quelli sempre più visti in tutta Italia, perché è una cosa ovvia e hanno degli investimenti totalmente diversi. Noi come il mio gruppo di Universe abbiamo investito su vari prodotti nuovi. Ho comprato delle serie televisive che abbiamo doppiato, tipo Verde Robot Boy, che è famosissimo in India, che è trasmesso dalla Disney in India, insieme a Chacha Batige e tanti altri. Vado a prendere appunto dei programmi sia per bambini, ma anche per adulti. Infatti in Contactus in questi anni ho giocato sul fatto di prendere serie televisive anni 80, rivestirli, quindi con una nuova sigla che ho cantato e composto, per portare il pubblico giovane ad avvicinarsi a un cartone animato classico, non voglio dire vecchio, perché secondo me i cartoni animati, se piacciono, non hanno scadenza, però ovviamente a livello qualitativo di disegni, di movimento, si notano che non sono nuovi, però tramite la videosigla dà un input diverso per stimolare la curiosità a delle persone, specialmente che ne so, Star Blazer, la signora Minou, la vanno a rivedere con piacere e i bambini riscoprono un qualcosa di interessante. Infatti, c'è anche tu, ce l'ho anch'io, ho portato un po' di produzione come la signora Minou. Ti voglio far vedere Pepero, per esempio, che questo qui è stato uno dei primi cartoni animati trasmessi in Mediaset, perché oltre a fare doppiaggio mi occupo anche di home video, e questo qui è il triplo cofanetto di Star Blazer, che è a tiratura limitata, infatti non l'abbiamo più ristampato, è un'edizione rara perché la versione è completa, questa qui è la versione ultra completa, ci sono i film, c'è anche la prima sigla originale italiana, c'è il pilot, c'è il booklet, dentro c'è tutto. L'abbiamo fatta e è venduto tantissimo, infatti non ci sono più copie forse in giro. Questo qui sì, questo qui è molto bello. Abbiamo investito tanto, tu pensa che ho fatto stile Star Wars, perché ho stampato dal terzo volume fino al primo, perché il terzo era già a posto, era la serie senza censure, quindi in automatico ho detto, sentite, ma facciamolo al contrario, così abbiamo il tempo di lavorare, il tempo che arrivano i materiali dal Giappone, abbiamo più tempo, iniziamo col terzo cofanetto. Ovviamente l'italiano medio che critica sempre dice magari non usciranno il secondo e il primo volume, la gente invece ha comprato tutto e mo sono rimasto a bocca asciutta, perché tra l'altro questi diritti di Star Blazer per quanto riguarda l'home video sono un po' strani per quanto riguarda questi diritti, perché forse stanno andando in mano al figlio di Leiji Matsumoto, quindi c'è tutta una questione, perché c'è una nuova serie televisiva che, ti dirò la verità, a me piace graficamente, anche se ho visto il lungometraggio che era moscio da morire, secondo me potevano mettere più azione, più movimento, hanno avuto una serie classica con quella nuova, cambiando ovviamente il character design.
dell'opera, rendendolo più fresco, più attuale. Sono imprenditoriali che magari hanno successo, cioè delle situazioni un po' particolari con il mondo giapponese. Ma noi abbiamo ascoltato un pochettino di tempo fa, ad esempio, Andrea Yu, che si fa chiamare Yu in giapponese, che ha lavorato con Monkey Punch. Il disegnatore lui è stato in Giappone, e quindi abbiamo vissuto un pochettino di Giappone e le anime. Mm. Però effettivamente tu hai ragione, perché la più grande televisione italiana di anime e di fumetti a un certo punto ha smesso di produrre, cioè di investire sul lavoro, che era Mediaset su Italia 1. Guarda, Mediaset ha smesso di investire, non è... Allora, c'è una questione di soldi, di tanti soldi. C'è un doppiaggio italiano che vado controcorrente, infatti i doppiatori italiani mi odiano perché io sono il demonio del doppiaggio, però poi ognuno fa quello che vuole, perché è facile parlare sugli altri. C'è un contratto nazionale che è giusto per i doppiatori, ma anche molto caro, non siamo concorrenziali con l'estero. Uno, per quanto riguarda le tasse dello Stato italiano, quindi ci addentriamo a un settore politico che è meglio non toccare, ma sappiamo già tutti che noi paghiamo il 65% di tasse all'Italia, del 50-65%. Quindi già da lì abbiamo dei prezzi spropositati. I più cari siamo noi e gli inglesi, ma gli inglesi ovviamente per la moneta che hanno, quindi logicamente c'è una struttura monetaria diversa. C'è un abbassamento di qualità del doppiaggio, perché c'è una velocità che, a differenza degli anni 80, che ancora si andava a nastri, in un attimo un adattatore lavora da casa, quindi non c'è bisogno che va più nello studio di doppiaggio, crea il copione, e poi ci sono anche delle situazioni dove, che ne so, trovi della concorrenza sleale, con un abbassamento di prezzo, un abbassamento anche di qualità. Da questo punto di vista, poi ti dirò, non è solo gli anni 80, chi è vissuto negli anni 80 a livello televisivo ha avuto una fortuna che adesso ti spiegherò, perché non tutti spiegano, purtroppo. Infatti le mie interviste piacciono tanto perché sono quello che svelo un po' di verità. Negli anni 80 la Banca d'Italia finanziava l'apertura delle TV regionali, quindi cos'è che succedeva? Che per ogni film importato, cartone animato o produzione venduta all'estero, la Banca d'Italia riconosceva 5 milioni di lire. Ok, a prodotto, a puntata. Cos'è che succedeva? Che tutte queste case di produzione si sono svegliate e con i soldi della Banca d'Italia andavano a comprare ultra pacchetti di cartoni animati. Ok, i cartoni animati giapponesi costavano pochissimo. Quello che adesso non costano più, ma mi sa che devono ritornare un po' ai prezzi degli anni 80, perché il mercato giapponese pian piano sta scemando. Allora, cos'è che facevano? Compravano 500-700 episodi di vari cartoni animati giapponesi, presentavano la fattura alla Banca d'Italia, la Banca d'Italia pagava quel 50%, ma in realtà il 50% tutta la serie televisiva la pagava la Banca d'Italia. Ecco come sono arrivati i cartoni animati giapponesi. Ecco come sono aperte le TV regionali, quindi perché c'erano dei grandi finanziamenti stanziati anche a fondo perduto, la maggior parte, quindi c'era il cosiddetto benestare, finto benestare anni 80, che ha dato uno sprint a queste TV, a questi distributori. Quindi cos'è che facevano i distributori? Siccome avevano il cartone animato pagato dallo Stato italiano, investivano solamente sul doppiaggio. Quindi c'è stato, questo è stato il vero boom, che ovviamente non ho vissuto io a livello economico, perché nessuno mi regala nulla, cioè non ci sono più questi finanziamenti. Ecco come è nata Mediaset, ecco come ha fatto anche la RAI e tante altre situazioni, perché la RAI, essendo TV di Stato, è la prima che accede a tutti questi bonus fiscali. Quindi spatiamo un po' il mito di RAI, Mediaset e compagnia varia, perché la realtà dei fatti è questa. E comunque, per quanto riguarda i tempi, l'abbiamo sentito più volte, perché anche Monica Ward, tanti altri... Sì, i tempi di lavorazione... Ci hanno detto che da un po' di anni la qualità è scesa, ma per il semplice motivo che ormai le case di produzione chiedono tempi velocissimi
e poi non ballano, ma certo. Soprattutto a volte non, cioè, nel caso di alcune produzioni si guarda il, in base al personaggio si guarda al, al tipo di doppiaggio, cioè la voce adatta. A volte notiamo che effettivamente la voce è inesistente, perché abbiamo visto la traduzione, strano, ci siamo battuti con l'ora legale, che poi è trasformata in, in Spagna in l'ora del cambiamento, le due voci di Ficarra e Picone, che effettivamente cioè, vanno a litigare con gli stessi personaggi. Guarda, ma anche negli anni 80 ci sono dei cartoni animati, per esempio, con gli stessi doppiatori. Basta vedere che nel Guerriero, personalmente, mi odieranno quelli che, anche io sono nato negli anni 80, ma secondo me che nel Guerriero è un doppiaggio che non è fatto bene. Perché uno doppiava 7.000 persone, all'interno, 7.000 personaggi all'interno della serie, e si sentono molto gli accenti romani, quindi non per criticare l'accento romano, premetto. È solamente un dato di fatto che ci sono tanti cartoni animati che anche all'epoca che c'era più, tra virgolette, un relax dal punto di vista lavorativo, facevano un po' delle castronerie. Detto questo, Monica Varda ha ragione, perché logicamente a me è capitato con Transformer nel 2010, che avevamo doppiato per una società di Roma che, a quanto ho sentito dire, non c'è più, è fallita, pretendevano in una settimana di doppiare 10 puntate da 20 minuti. Calcola che c'erano 128 robot da doppiare, per fortuna erano robot, se fossero stati altri tipi di personaggi, io me ne sono doppiati 25, ero la voce di Galvatron, Grimlock, quindi il doppiaggio lo fai, si può dire, quasi buono la prima, perché devi consegnare il prodotto che deve uscire in DVD. Questo è un modo sbagliato di dover fare le cose. Purtroppo c'è anche le case madri che pretendono, secondo me, dei tempi che non dei tempi veramente stretti per consegnare dei prodotti. Della serie svegliatevi prima. Perché, come dici tu, anche per quanto riguarda l'adattamento dialoghi, magari in una serie televisiva, in una sola puntata, ci lavorano tre adattatori, si dividono le parti da tre minuti a tre minuti, lo faccio io per andare più veloce. Quindi c'è una dispersione di energie, una dispersione di lavoro, che poi tende anche a creare in alcuni doppiaggi, purtroppo, delle lacune. Ma non è manco colpa dei doppiatori italiani, struttura. Poi ti dirò la verità, dipende, perché c'è gente anche che lavora un po' così in modo approssimativo, come abbiamo, come tanti notano, magari certe volte pure la mia azienda può lavorare anche in modo approssimativo, non è che dico di no, però dipende da varie situazioni. Per esempio, anche noi abbiamo delle timeline di consegnazione di consegne veramente strette, specialmente su Baby TV, e Baby TV, ti dico la verità, Disney è un po' rognosa, perché va sull'onda sonora, non ti va a seguire il labiale, quindi se per me una battuta è corta, per loro l'importante è che sta sull'onda sonora è perfetta. Quindi noi replichiamo anche degli errori portati dalla casa madre. C'è anche questo fattore che tu dici, ma guarda, Verducci ha sbagliato, oppure quella casa dove ha sbagliato. No, perché il cliente, come anche Netflix, sono fissati che di seguire l'onda sonora. Non capiscono che c'è magari una parola italiana più lunga o più corta, o un fiato che ti può chiudere meglio le labbra. Loro no. Infatti ho visto anche il film di X-Men Dark Phoenix, che ho notato, poi ovviamente l'ho visto in Blu-ray, non so se, perché ogni tanto può capitare che sia sullo stream che il Blu-ray ci sia qualche leggero ritardo, però mi hanno confermato anche altri di questa situazione, dove ci sono dei labiali vuoti, ovvero proprio dove tu vai a vedere che c'è il labiale che è vuoto. Nel movimento della bocca continua a battere qualcosina, ma per gli americani gli va bene così. Oppure per capita che ti mettono un logo sopra l'immagine, mi viene il termine in inglese, sopra l'immagine che ti copre le labbra. Quindi tu vai a doppiare, magari vedendo gli zigomi che si muovono. Io certe volte ti dico, dammi una bassa qualità, però fammi vedere la scena, perché anche per chi adatta è difficile. Anche si chiamano i pre-mark, anche che sono trasparenti. Purtroppo ci sono queste situazioni nel doppiaggio che vai a creare in una maniera un po' particolare. Adesso passiamo nell'altro campo. Sì. La questione della musica. Perché la musica, cioè, il famoso te la suoni e te la canti,
ma soprattutto vabbè, anche, come tanti cantautori italiani, ma soprattutto anche per un club dove ci sono sì, tante sì, cosette sì. che fai. Sì, 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 sì. Allora, ho iniziato con un CD che era una scommessa, era un preludio perché siccome sapevo che dovevo cantare le sigle, questo qui, contenevo un po' di sigle originali varie, dai, dello Spank, alcune mie, che avevo creato, per poi, quando si arrivava alla trasmissione televisiva, è uscito questo, il primo Contactus. Questo qui è il primo CD della lunga carriera di Contactus, che si sviluppa in volume 1, 2, 3, 4, adesso stiamo lavorando al 5, fino ad arrivare al Greatest Hits, che è uscito l'anno scorso, ottobre, ancora è disponibile in qualche negozio, c'è anche la versione edicola, è similare ma non c'è scritto la Deluxe, questo contiene un poster all'interno e c'è la foto anche, e invece questo qui ha 44 sigle, poi ne ho fatte altre, adesso ne sto scrivendo altre, infatti durante la pandemia ho scritto altre sigle televisive e quindi mi appoggio anche a vari collaboratori che collaborano con me per quanto riguarda la musica, gli arrangiamenti e creiamo insieme queste sigle. Sono passati 10 anni, non sembra, ma 10 anni di sigle sono tante per me. Ovvio, ne ho fatte meno confronto a Mediaset, ma Mediaset ovviamente aveva un altro tipo di budget, un sacco di collaborazioni. Noi invece quantifichiamo nel giusto quello che riusciamo di più a ottenere. Però, ti dico la verità, mi fa piacere che mi conoscono tante, tante aziende estere, come cantante delle sigle dei cartoni animati, come doppiatore. Infatti ho notato che a livello italiano magari sono conosciuti tanti altri colleghi del passato, ma a livello internazionale io vendo tantissimo. Io sono venduto tantissimo in America e tu pensa che il mio Greatest Hits è entrato anche nei negozi in America perché hanno la cultura proprio della sigla italiana. Parlando di musiche, tanti miei fan dicono le tue canzoni di 10 anni fa se li ascolti sembrano scritte ieri. Infatti io sono molto futuristico nelle cose. Non sono tanto legato al passato. Sai come alcuni appassionati quanto erano belli gli anni 80, quanto era bello questo, quanto era bello quest'altro. No. Io mi davo guardo il cartone animato, ok, sì, me lo ricordo, mi piacerebbe averlo, però do sempre un qualcosa di nuovo. Infatti tanti fan mi dicono, quando ascolto, che ne so, il mio amico Denver o altre sigle che ho fatto 10 anni fa, musicalmente sono attuali adesso. Infatti alcuni non hanno mai apprezzato le mie sigle, vabbè, lasciando stare i fan otaku italiani che magari patteggiano per una cantante o per un cantante piuttosto che un altro, che poi secondo me il mercato è libero, chiunque riesca a cantare, ben venga, si vede che il mondo delle sigle funziona. Anche se ultimamente sono rimasto un po' da solo, nel senso che a creare testi e musica delle sigle dei cartoni animati che vado a prendere, perché sta diventando tutto così globalizzato che vado a tradurre ed adattare anche delle sigle preesistenti americane, come sta avvenendo qui in Italia. Sì, prendono un doppiatore a caso, oppure un cantante, interprete, gli fanno tradurre la canzone, ma non c'è più il creare proprio la sigla italiana come era negli anni 80-90. Sì, sì, è cambiato, ma è cambiato il mercato in bene e in peggio, ma sai cosa sono quelle curve? Non so se hai mai studiato le curve economiche, no? Che c'è un punto che poi si abbassa, poi c'è un ritorno, e ci sono dei collezionisti, che hanno 40-50 anni, che acquistano le mie sigle, il doppio, triplo CD, perché magari uno lo tengono aperto, uno chiuso, un altro perché lo possono rivendere. Ti puoi gestire in un modo diverso la situazione di quello che è, quindi ti puoi gestire tutto quanto, e poi, infatti, come avevi accennato il mio fan club, dove ho creato la musicassetta. Perché la musicassetta e non il 33 giri? Alcuni mi hanno chiesto il 33 giri, perché da bambini secondo me noi utilizzavamo più questa che il 33 giri, almeno io lo utilizzavo molto di più. Ed è molto carina, infatti chi l'ha tenuta chiusa per non aprirla, chi l'ha aperta e si è commosso perché dice sembra di tornare il bambino perché ha un suono totalmente diverso, te lo faccio vedere com'è la musicassetta. E abbiamo appunto creato questo progetto, sono una tiratura limitata, che ci si iscrive al fan club, ci sono 100 pezzi, ancora ce n'è qualcuno,
disponibile, e riceverà anche il DVD della signora Minuo di Pepero, quindi è il fan club che per adesso tanti mi hanno fatto i complimenti e ti dice sei l'unico cantante delle sigle che ha un fan club che veramente dà un qualcosa di più concreto, quindi il DVD, il CD, la musicassetta, e puntiamo a incrementare qualche produzione di DVD sperando che gli italiani si svegliano come i francesi a investire, a comprare sempre di più il supporto fisico, anche se andrà un po' a scemare, ti dirò la verità, perché nei negozi già l'Autogrill mi hanno accennato che toglierà tutti i compact disc, tutti i DVD, perché logicamente nelle automobili non c'è più il supporto fisico, c'è la chiavetta o la radio. In casa, se tu compri un computer nuovo, non c'è più il compact disc. Se compri un impianto hi-fi, ce l'hai online collegato con lo streaming su internet. Tendono quindi a spostare tutto nel virtuale, nel digitale. Se un domani accadesse un coronavirus digitale, cancellerebbe tutti gli account digitali, cancellerebbe tutto, chi ha il supporto fisico ha un potere economico, perché un compact disc con quello che c'è contenuto all'interno o un DVD ti dà un valore aggiunto. Infatti ci sono dei collezionisti che spendono pure 500, 1000, 2000 euro per un compact disc, perché magari è introvabile, perché c'era la copertina, perché c'è un errore di stampa. Quindi ci sono delle situazioni che tu vai a monetizzare per gli appassionati, ma può darsi che dalla nicchia diventa massa. Come ho accennato, il mercato francese acquista tanto, ha un rispetto per il lavoro altrui. Basta vedere che tra poco, non so se è già disponibile, il cofanetto di Capitan Tsubasa, da noi sono usciti due DVD separati, in Francia è uscito il box con 6 DVD, che con 30 euro tu hai quasi tutta la stagione, ok? Mi sembra che sì, quasi tutta la prima stagione. In Italia, per poter avere la prima stagione, hai capito? Quindi c'è questo giochetto, ma perché? Perché tutti fanno pirateria, scaricano illegalmente, non comprano perché si pensano che siano intelligenti. Purtroppo l'educazione civica, da quando l'hanno tolta alle scuole elementari e anche medie, ha dato i suoi frutti da questo punto di vista, perché ti faccio un esempio, non voglio fare il polemico, ma la plastica, la carta, il grafico, il colore, chi ti trasporta il CD, è una catena di lavoro, tu lo scarichi legalmente, non lo compri, crei una crisi economica, perché chi ti fa la plastica per il compact disc te la fa anche per la frutta, per esempio, è la stessa casa. Quindi se già una catena viene a meno, ci sono licenziamenti e poi logicamente non si possono lamentare per quanto riguarda il fatto di un futuro peggiore da questo punto di vista, anche se ti dirò stanno sempre più creando la tendenza sia per i DVD che per i CD di creare ormai i cartonati, di non fare più il gioco del 3 trasparente da questo punto di vista. Ciao, a presto! 1, 2, 3.